Di nuovo buon pomeriggio, torniamo in collegamento con Tor Chiarolo. Allora, siamo in provincia di Brindisi, per noi c'è Giovanna De Crescenzo. La storia l'abbiamo riassunta brevemente. Giovanna, perdonami, dico ancora due cose qui dallo studio. Gli ulivi del Salento sono in pericolo, l'abbiamo detto. Si registrano ancora casi di arbusti che mostrano segni di disseccamento. L'Unione Europea dice eradicazione, cioè uccisione degli ulivi. E allora naturalmente la Regione Puglia cerca di frenare questa decisione così radicale. C'è anche un'indagine della Procura di Lecce e non, come dire, c'è anche il dubbio che ci sia veramente tutta la responsabilità, tutta la colpa sia della xylella. Giovanna, tutte domande, adesso però è venuto il momento delle testimonianze, quello che dicono gli agricoltori che sono con te. Sì. Allora. Sì, Michele. Allora io riprendo da Francesco Miglietta, che lui è un olivicoltore ed è presidente dell'oleificio cooperativa di Tor Chiarolo. Io vorrei sapere, prima di segnare un ulivo, come è stato segnato questo, lo segnano e da lì poi parte la misurazione dei 100 metri di raggio di alberi da tagliare. Ma prima di segnarlo, cos'è che succede? Allora, sono venuti dei tecnici della forestale, senza avvisare molte volte, senza nessuna autorizzazione, sono andati a prelevare dei rami dell'albero che loro dicono che è malato. Allora, molte volte o sempre usano lo stesso attrezzo, vanno a tagliare con una forbice un ramo secco e poi con la stessa forbice vanno a tagliare il ramo buono, diciamo. Quella forbice già infetta nel momento in cui ha tagliato il ramo secco e poi va sul ramo verde, quello infetta già. Loro penso che queste cose le sanno, le mettono poi tutto nelle buste e fanno le analisi che dicono loro. Solo loro però le fanno. Non danno mandato pure all'olivicoltore per vedere se effettivamente c'è il batterio di come dicono loro. Ecco, quest'albero secondo lei si potrebbe salvare? Io secondo me sì, perché da più di 60 anni che sto nella terra. Se quello va tagliato il ramo secco e va curato, fare delle buone pratiche, qualche trattamento pure, no, non con i veleni, magari come si faceva una volta col solfato di rame, con qualche prodotto che certamente che non inquina e non porta veleni, si può salvare la pianta. Perché una volta estirpata, nel raggio dei 100 metri devi estirpare più di 30 piante, o forse molte di più, la zona di Tor Chiarolo cosa diventa? Io che sono presidente dell'olificio, che siamo 400 e più soci, a che serve esistere questa realtà? Ecco, a che serve? Adesso chiedo a Ivano Gioffreda, che anche lui è un olivicoltore, presidente dell'Associazione Spazi Popolari. Ma come vengono questi tecnici e con lo stesso arnese tagliano i rami infetti e poi passano a quelli sani? Evidentemente qui c'è uno sbaglio, anche la Regione ha dato delle cattive informazioni. Del tipo tagliare gli ulivi, potarli in maniera drastica anche d'estate. Gli ulivi non si capitozzano mai, nemmeno d'estate. Cioè cosa vuol dire capitozzano? Cioè praticamente sbrancarli, come era scritto già nell'ultimo piano Silletti. Sbrancare gli alberi a una certa altezza, ma gli alberi non vanno sbrancati nemmeno d'inverno. Vanno ripristinate quelle antiche pratiche di cui i nostri avi ci hanno tramandato. E questo è il problema. Però io aggiungo, se vogliamo arrivare veramente a una conclusione, a una diagnosi certa, noi abbiamo sempre proposto di allargare la ricerca a 360 gradi a tutte le università competenti e non solo all'Università di Bari e Company, in modo che si arrivi a una diagnosi certa, perché oggi i test di patogenicità non hanno dato nessun risultato, in quanto quei test di patogenicità non sono stati pubblicati su nessuna rivista scientifica internazionale. Quindi quei test sono acqua fresca. Noi
vogliamo subito arrivare a una diagnosi, che si eliminano quei due decreti ministeriali che vietano la movimentazione di materiale infetto, perché qui fior fior di università sono venuti da Bologna, sono venuti da Padova, sono venuti da Torino, sono venuti da Milano, però quando c'è un decreto ministeriale che impone loro, agli scienziati, di prelevare del materiale e portarlo nelle proprie università per farlo analizzare, allora questo non va bene. Noi vogliamo che la ricerca sia aperta a 360 gradi per poter arrivare effettivamente a una diagnosi. Prima in fotografia vedevo la sputacchina, quella che l'entomologo Porcelli dice di essere l'insetto vettore. Qui la sputacchina è sempre esistita. Lui diceva di addirittura nel primo piano Silletti, nel secondo piano Silletti, di cui noi abbiamo fatto ricorso su quei piani, volevano ammazzare la famosa sputacchina con degli insetticidi a tutto spiano o con le arature. Ma se io dicessi ai cittadini che ci stanno ascoltando, noi dobbiamo ammazzare tutte le mosche della provincia di Lecce o dell'intera Puglia, chi mi crederebbe? Ivano, adesso lo chiedo a lei, se quest'albero si potrebbe salvare? E come? Quest'albero si potrebbe salvare e si salva se effettuiamo delle potature normali, togliendo il secco, togliendo semplicemente il secco, dando forza alla pianta, non più diserbanti, non più insetticidi, ma dare la forza alla pianta in modo che la pianta possa reagire, quindi con delle buone pratiche agricole. Se poi abbiamo una diagnosi, perché qui il problema, e io l'ho detto e lo ribadisco più volte, qui il problema non è la xylella, perché la xylella non è presente su tutti gli ulivi infetti, cioè su tutti gli ulivi disseccati non è presente la xylella dappertutto. Giovanna, quindi qui c'è un problema, scusami, di funghi. Lo ammetteva lo stesso. Giovanna, sì, ecco, Michele, allora, sì. abbiamo capito e comprendiamo anche naturalmente lo stato di tensione di questi agricoltori. Stiamo in collegamento con loro, devono partecipare alla nostra trasmissione. Noi vogliamo cercare di capire anche con i nostri ospiti. Allora, il professor Pasquale Montemurro, buonasera, che è docente, anzi buon pomeriggio, di agronomia presso all'Università di Bari. Si è offeso perché hanno detto c'è altre università, dovrebbero... Vabbè. Gianluca Nardone, direttore del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, pure la Regione è stata chiamata in causa poco fa durante il collegamento. Professore, ha ragione Ivano però, quello che abbiamo sentito un momento fa, si possono salvare? Dunque, ha ragione e non tanto. Sul fatto che si possono salvare, questa problematica ancora non c'ha una cura, non esiste una cura certa. Tutto quello che ha detto questo signor Ivano esprime certamente un'emozione che abbiamo tutti quanti, voler salvare questi olivi. E lui ha detto del buono quando ha parlato di fare ricerca a 360 gradi. E lui diceva anche coinvolgendo altri. Certamente, ha ragione pure che non dovrebbe essere la sola Università di Bari a essere convocata. Però posso interrompere un attimo, certo. Parliamo anche a noi che siamo, come dire, completamente digiuni della materia, per capire, per cercare di aiutare, di essere più utili, no? Lo scopo è solo quello. Cominciamo da capo, che cos'è la xylella? La xylella è un batterio che è arrivato con delle piante probabilmente dall'Olanda, delle piante ornamentali poi, e a sua volta queste piante, venendo dall'estero, si sono portate appresso questo batterio. Ecco, abbiamo la prova, professore, che è la xylella che causa il disseccamento rapido degli ulivi? Non ce n'è proprio, assolutamente è da dire che la xylella è la responsabile. No, le prove... Sì o no? Sì, sì, c'è la certezza che la xylella è la responsabile, come anche c'è la certezza che questa sputacchina sia l'insetto vettore, insomma, su questo non ci deve piovere, nessuno deve mettere in dubbio queste cose che ormai sono state accertate. L'ultimo caso più recente, professore, è stato a Ostuni, quindi che non è molto vicino a lì dove siamo noi, che è a Torchiarolo, vicino a Bini. Che vuol dire? Che certo. C'è il rischio che si stia diffondendo ancora? No, c'è il rischio. C'è la certezza? Il rischio ormai è una parola, è certo, sì, facile. Certo. Si è diffusa questa malattia, non c'è niente da fare, proprio perché non c'è una cura. Anche queste loro espressioni piuttosto emotive, anche come dire, focose, di cercare quindi questo fatto di potare, questo ricorso alle pratiche, sì, a buone, sì, pratiche agricole, eccetera, eccetera, assolutamente sono insufficienti, sono e saranno insufficienti. Quindi professore, lei che cosa ci sta dicendo? Che bisogna fare, come bisogna, dice l'Europa? Prego? Come l'indicazione dell'Unione Europea, l'eradicazione. Ma quello è un atto dovuto, anche se andrebbero fatte delle verifiche. Invece, tornando un po' indietro a quello che stavo dicendo,
Ecco, si è perso molto tempo perché bisognava subito far presente all'Europa che il problema dell'olivicoltura salentina in realtà è un problema dell'olivicoltura europea, perché gli olivi ce l'hanno anche gli spagnoli, ce l'hanno i portoghesi, ce l'hanno i greci, ce l'hanno un po' i francesi. Quindi perché prendersi la responsabilità? Bisognava convocare subito l'Europa e dire: questo è un problema, un'epidemia che interessa l'Europa, e quindi sensibilizzare l'Europa, che avrebbe dovuto subito, su sollecitazioni serie, mettere su un po' di soldi, perché la ricerca che vuole anche quindi il signor Ivano... Quindi hanno ragione gli agricoltori, la ricerca andrebbe potenziata... Certo, perché sembra che adesso la Regione, se ho letto bene... Aspetta, la Regione ce l'abbiamo qua, ce l'abbiamo qui, sembra il dottor Nardone. Abbia messo in campo l'idea di prendere un po' di soldi. Ecco, ma la Regione va elogiata per questo, ma per me è l'Europa che doveva mettere i soldi a disposizione. Allora, dottor Nardone, l'hanno chiamato in causa anche gli agricoltori prima, lei avrà tante cose da dire. Andiamo con ordine e le dica tutte, poi le faccio un paio di domande io. Prego. No, innanzitutto mi ringrazio per poter dire, c'è stata chiarire... una cattiva informazione, diciamo, la cattiva informazione, il problema è complesso, per cui non c'è mai abbastanza informazione, mettiamola così. Quindi in parte hanno ragione, almeno, ma no? Sicuramente. Hanno ragione, non si può dire che non abbiano ragione su alcuni punti. Innanzitutto però, partendo dalla questione dell'infezione, delle forbici, di come si fa il monitoraggio, parlare di infezione significa riconoscere che c'è un agente infettivo. Quindi si riconosce che il problema c'è, una batteriosi, che è un problema. E in effetti dovremmo partire da questo, dovremmo partire dal fatto che tutto nasce da una direttiva comunitaria del 2000, la 29 del 2000, che registra, o meglio, sancisce come bisogna comportarsi in caso di organismi nocivi da quarantena, che alieni, quindi non presenti sul nostro territorio, che possono presentarsi. Questa è la fattispecie. La xylella non era stata riscontrata precedentemente, è un organismo che ha fatto, un batterio che ha fatto danni notevoli in California, in Brasile e altrove, e riconoscendola sul territorio riconoscendo la presenza sul territorio, evidentemente si è messo in moto un meccanismo che poco alla volta ci ha portato laddove siamo. Quindi il punto fondamentale è la xylella esiste, la xylella è un problema, la xylella, al di là del fatto che il test di patogenicità, i famosi quattro postulati di Koch, siano più o meno verificati, ossia il fatto che il codiro, il disseccamento rapido, come lei diceva, sia collegabile alla xylella, è fondamentalmente problema... Allora, prima che fra poco andiamo in pubblicità, io vorrei che se potessimo rispondere a questa tensione, che è comprensibile. Allora, si può evitare, potete voi alla Regione fare in modo che non ci sia bisogno di fare quello che chiede la Commissione europea, cioè l'eradicazione, vale a dire farli fuori? Allora, il punto fondamentale è quello che stiamo concertando con l'Unione Europea, innanzitutto è distinguere un aspetto da un altro. Allora, sugli alberi di olivo noi ogni anno riceviamo come Regione richieste di espianto per ripiantare, perché l'olivicoltura è una parte integrante dell'attività economica e arriviamo a diverse centinaia di migliaia di piante espiantate ogni anno. Quello che non è ammissibile è sicuramente toccare l'olivo monumentale, perché l'olivo monumentale non è soltanto un essere vivente, è un monumento per la nostra Regione. Quindi con l'Unione Europea abbiamo già aperto una discussione su questo aspetto specifico innanzitutto, distinguendo, l'olivo monumentale è una parte. E in questo caso, per esempio, che cosa significherebbe questa distinzione, dottor Nardone? Che sugli olivi monumentali noi... stiamo ragionando sulla possibilità di modificare la decisione, perché come diceva prima il professor Montemuro... Si può modificare. Quanti di questi si salverebbero quindi allora? Maggior parte? Gli olivi monumentali, noi abbiamo su 61 milioni di alberi, abbiamo 1,5 milioni circa di olivi monumentali censiti. E chiaramente l'olivo monumentale ha le sue caratteristiche, abbiamo una commissione sugli olivi monumentali, abbiamo una legge regionale, siamo all'avanguardia per questo, perché tuteliamo il nostro patrimonio paesaggistico, culturale e identitario. Quindi questa è una questione su cui stiamo ragionando. Stiamo ragionando anche su, ho ascoltato l'accorato appello del presidente della cooperativa, che cosa succede togliere gli olivi? In questo momento non c'è la possibilità di ripiantare olivi.
E noi stiamo discutendo e cercando di dimostrare che in effetti debba esserci data questa possibilità di ripiantare ulivi. Questo lo dovete contrattare con Bruxelles? In questo momento noi, sì, infatti. Fermiamoci qua. Questi sono gli impegni che sono stati presi. Giovanna, i tuoi interlocutori rimangano lì, rimanete anche voi naturalmente all'ascolto. Ringraziamo i nostri ospiti, fra poco ce ne saranno altri e fra poco torneremo a Torchiarolo. Grazie e buon pomeriggio. Grazie per essere stati con noi.